Allora, ricordate un po', c'eravate l'altra volta, ricordate un po' tra i vari punti che avevamo toccato, un punto che non avevamo approfondito particolarmente era quello del trattamento della depressione postpartum, in particolare della depressione, diciamo pure, in gravidanza e nel periodo puerperale. Ricordate però che c'era tracciato a grandi linee lo schema, quindi trattamento farmacologico, trattamento invece psicoterapico, venivano citate, e vi avevo detto che la spiegazione era anche molto dettata dal fatto che si trattava nella maggioranza dei casi di articoli anglosassoni, quindi o statunitensi o canadesi, che hanno grossa parte della letteratura scientifica, pubblicistica scientifica relativa agli studi del peripartum e inglesi. Quindi le principali terapie che vengono citate a modo di esempio, terapie psicologiche, sono la terapia cognitivo-comportamentale e la terapia cosiddetta interpersonale, che è il modello, insomma, diciamo, del Frank, adattato però alla, quindi con delle focalizzazioni sul tema della gravidanza, dell'essere madre, eccetera. Quindi oggi parleremo di terapia. Poi c'era la parte psicologica, ma soprattutto psicosociale, quindi riferita al sociale, che a sua volta citava, per esempio, il supporto dei gruppi, la possibilità di costituire dei gruppi per la sensibilizzazione e anche l'educazione sulle mamme, anche personalizzati come nel caso di donne della stessa etnia, il fatto per esempio di poter introdurre una persona che ha già attraversato positivamente un'esperienza del genere della stessa etnia per poterla mettere a contatto e quindi informare ma anche rassicurare le donne della stessa etnia, e comunque un supporto dato da educatori e assistenti sociali per vicende, come dire, pratiche collegate alla vita di tutti i giorni. Quindi anche, per esempio, cosa che qui non è possibile per la scarsità di risorse, ma per esempio in Australia e Canada è molto praticata, è il fatto che le ostetriche sono ostetriche che in parte lavorano in ospedale, ma in parte lavorano sul territorio, quindi fanno visite domiciliari, soprattutto alle donne, diciamo, tra virgolette, a rischio. Allora, qui parliamo innanzitutto degli studi psicofarmacologici, dei trattamenti psicofarmacologici. Allora, dice che il trattamento dei disturbi psichiatrici in gravidanza e durante l'allattamento pone una serie di problemi. Nessuno dei farmaci, purtroppo, è stato testato, quindi non ci sono studi in doppio cieco o delle meta-analisi che possano dare, come dire, un risultato certo sull'impiego di questi farmaci in gravidanza. Nonostante il loro frequente utilizzo in questi periodi, teniamo conto che gli studi ci sono, cioè sono anzi un'asse importante, però nessuno con le caratteristiche che avevo. Ecco, episodi depressivi insorgono di frequente anche durante i mesi della gestazione, quindi non è infrequente trovarsi di fronte a donne. La maggioranza delle manifestazioni psicopatologiche durante la gravidanza è caratterizzata da ansia, quindi, però è un fattore di rischio per tutti gli studi poi post-traumatici, quindi sostanzialmente gli studi depressivi nel contesto. Però anche in gravidanza si possono incontrare delle donne con disturbi depressivi. Con un tasso di incidenza di pressione maggiore o minore di circa 10-15%, che è quello che porta la letteratura. Quindi, con un panorama ampio,
pulsioni maggiori, con ideazione parasuicidaria, con problematiche di incapacità e inadeguatezza rispetto alla condizione di gestante, eccetera, eccetera, ma anche depressioni minori, molto più sfumate, diciamo disturbi dell'adattamento con umore depresso, adattamento alla condizione, soprattutto nei casi diciamo di prevenzione programmate o di situazioni conflittuali con il partner, eccetera. Le pazienti con analisi positiva per disturbi dell'umore sono particolarmente vulnerabili alle manifestazioni sintomatologiche in relazione ad eventi depressivi. Quindi chi ha già sofferto di depressione maggiore, ma soprattutto chi soffre di disturbi bipolari, ha un'elevata probabilità di avere una riacutizzazione nel caso di disturbi bipolari molto frequentemente di ordine depressivo in questo periodo. Quindi questo periodo che normalmente diciamo nella divulgazione e nella tradizione popolare è inteso come un periodo di grande felicità, di grande salute, di grande serenità, invece. Infatti Kendall descrive un piccolo numero di ricoveri a 10 psichiatrici durante i primi 3 mesi dal paro. Non so se ricordate, in una delle slide premessa della presentazione che ho fatto l'altra volta, diceva che i disturbi del peripartum hanno la responsabilità di essere tra le condizioni che provocano il maggior numero di ricoveri nelle donne, se si escludono le patologie ginecologiche, ma davanti anche a tutta la patologia che è correlata alla sieropositività e all'AIDS. Questo era una premessa. Studi successivi hanno rivelato che i pazienti ricoverati nel periodo del postpartum sono affetti con maggiore frequenza da disturbi dell'umore sia di tipo unipolare che bipolare. Considerata la prevalenza di patologie psichiatriche durante il puerperio, colpisce come la diagnosi di disturbi dell'umore in questo periodo sia così spesso ignorata. D'altra parte, parlavo prima con il vostro collega, se non c'è una consulenza molto strutturata, addirittura uno staff, un centro che si occupa di queste cose, effettivamente i ginecologi, senza voler essere critici, hanno pochissima sensibilità su questi aspetti. Molti ginecologi sono prevalentemente dei chirurghi, hanno una vista molto centrata, come dire, sulla chirurgia e al massimo sugli aspetti biologici. Ecco, l'impatto di una patologia psichiatrica sia sulla madre ma anche sul bambino, per questo l'altra volta vi ho detto che la prevenzione che si fa degli studi del peripartum in realtà ha una forte ricaduta importante per il bambino, ovviamente la mamma, ma sul bambino ha un impatto che può determinare dei danni a livello di sviluppo, soprattutto di sviluppo dell'assetto affettivo e cognitivo, dovuto proprio sia la trascuratezza, diciamo, in termini affettivi e cognitivi della mamma e del suo rapporto con il bimbo stesso. Ecco, le variabili ovviamente che si vengono a determinare dal punto di vista biologico durante la gravidanza possono incidere sul profilo cinetico e dinamico dei farmaci, quindi dandoci risposte che non sempre sono quelle che noi ci attendiamo. Sì, questo. O risposte terapeutiche o effetti indesiderati, ma le risposte terapeutiche potrebbero essere insoddisfacenti e gli effetti indesiderati troppo vistosi, sgradevoli e quindi compromettere anche la partecipazione del paziente. Tutti i farmaci, i psicofarmaci inoltre attraversano rapidamente la placenta. La velocità di trasferimento è proporzionale al flusso utero placentare che aumenta man mano che la gestazione procede.
Ecco, qui possiamo vedere quali sono le principali modificazioni delle variabili psicologiche, fisiologiche in donne gravide e neonati, che possono alterare il profilo genetico e dinamico dei farmaci che vengono somministrati. Come vedete, per la donna gravida c'è la rifunzione idrica, un aumento del volume plasmatico, un aumento del volume di distribuzione, una riduzione della concentrazione plasmatica di albumina, un incremento della fase 1 di ossidazione epatica e l'aumento di acidi grassi. Queste sono le principali modificazioni che avvengono durante la gestazione. Dal punto di vista invece fetale, abbiamo una riduzione della filtrazione glomerulare, della secrezione tubulare, una carenza di alcuni sistemi enzimatici che possono permettere una migliore metabolizzazione dei farmaci, quindi questo dirà una ricaduta sul fatto che se la mamma assume farmaci, il feto, il neonato, possa avere per esempio delle difficoltà, e questo si vede non tanto su effetti, come dire, morfologici o malformativi sul feto, ma sul fatto che per esempio il bimbo quando nasce possa avere un rallentamento, una situazione, diciamo, derivata dai farmaci, quindi con un passaggio di alcuni effetti dei farmaci sul feto e quindi sul neonato. Tutte queste cose devono essere conosciute e previste, perché sono conosciute dai ginecologi, ma non in correlazione con farmaci. Questa è la differenza. Ecco, una cosa interessante, questa Adriana Einarsson è una delle maggiori ricercatrici in questo campo, è un nome che se qualcuno di voi va a consultare un po' di letteratura in questo campo la ritroverà molte volte, fa parte del gruppo di Toronto, che è un gruppo nutritissimo e molto molto qualitativo di ricercatori e ricercatrici in questo campo. Qui parla del rapporto costo-beneficio sostanzialmente del trattamento farmacologico durante la gravidanza, conclude con una frase molto sensata, molto equilibrata, dice: ogni decisione per una prescrizione e poi per un assenso alla prescrizione, quindi un'assunzione di farmaci durante la gravidanza, deve essere discusso tra il medico che prescrive o consiglia il farmaco e la paziente, in una discussione in cui si vengano a mettere in luce da una parte i benefici che la donna potrà ottenere, ma anche il potenziale rischio. Ecco, qui vedete una attenta rassegna degli studi che in qualche modo portano a coorti di pazienti e agli effetti di coorti di pazienti dei singoli antidepressivi. Vedete, qui si parla dei farmaci ciclici, triciclici, e quindi vedete che le conclusioni di un studio dell'American Psychiatry del 96, un po' datato, dice però che è coerente d'altra parte al periodo di massimo impiego di questi farmaci prima dello sviluppo degli SSRI, e quindi dice no, non ci sono rischi aumentati di malformazioni fetali. Idem per questa, appunto, della Adrienne Einarsson del 2005, dice anche questa: non ci sono rischi di problemi per il feto. Idem, che è stata rassegna nel 2008, idem, questa è più specifica, indaga la presenza di eventuali malformazioni cardiovascolari nel feto, sempre nel 2008. Poi alcuni, vedete, sono centrati su un singolo farmaco, in questo caso un farmaco doppia via, la Farsina, che però anche questo non viene rilevato in popolazioni, come vedete, abbastanza consistenti, ma comunque non sufficienti a poter fare un'affermazione, come dire, di carattere universale.
Qui abbiamo di nuovo il Wellbutrin, ancora altri SSRI, vedete ci sono diversi, diverse, con alcuni elementi di rischio. Però questi elementi di rischio, un po' di studi li conosco, come dire, mixano un po' la percentuale di rischio che c'è comunque al di là della somministrazione di farmaci nella popolazione generale con l'esposizione a certi farmaci. Quindi non è chiarissimo, non si riesce a fare, secondo me, in maniera, come dire, inappuntabile, quindi non suscettibile di critiche, una esclusione della casistica che potrebbe essere riferita appunto alla presenza di difetti fetali e non fetali in generale, indipendenti. Quindi sono studi, infatti, non la premessa era giusta, cioè diceva gli studi o hanno alcuni bias, sono su poche piccole, e comunque nessun doppio cieco, nessuna analisi. Ecco, qui per esempio parla della ipertensione polmonare, che è uno degli elementi che è stato più studiato in rapporto alla somministrazione alla madre dei farmaci SSRI. Questo, vedete, per esempio si ipotizza una correlazione tra l'uso di farmaci SSRI nell'ultima fase della gravidanza e una ipertensione polmonare causata. Però vedete, lo studio sono 14 bambini, non è un numero tale da poter. Ecco, qui c'è una rassegna, due rassegne, le numere del 91 e del 93, quindi un po' datate. Sul tema di aborti terapeutici, sarebbero sostanzialmente gli aborti che vengono fatti in caso di anomalia fetale accentuata. Ecco, noi per esempio ci occupiamo di questo settore, e ovviamente per le norme italiane deve esserci un rischio riconosciuto della madre o del bambino, nel caso del bambino, di non poter portare a termine la gravidanza, quindi insomma che l'anomalia sia non compatibile con la vita, oppure che sia presente una gravissima infiammazione che non è a rischio la vita del bambino. Per la madre è compresa invece anche la patologia rischiata, cioè se una donna ha dei precedenti in anamnesi che siano di depressione maggiore o minore, almeno questa è la modalità che usiamo noi, o se nella sua famiglia ci sono la mamma, la zia che hanno sofferto di depressione maggiore, sono state in cura per depressione maggiore, noi in quel caso sconsigliamo di proseguire la gravidanza perché questa donna sarebbe a rischio, maggiore rischio di manifestare la depressione maggiore. Ogni paese però ha delle leggi diverse sul problema fetale e dell'aborto terapeutico. Quindi l'Italia, l'articolo 6 della legge. Qui vedete, qui cita dei numeri, però in realtà sono numeri, come dire, che non sono neanche particolarmente correlati alla corte, quindi uno non sa se questi 35 casi che cita Chambers nella sua rassegna sono su milioni di bambini e quindi milioni di gravidanze o su 50 gravidanze o 100, quindi la percentuale è difficile da proprio. Ecco, qui vedete ci sono confronti tra le possibili complicanze caratterizzate appunto in questo caso da un SSRI, dai farmaci triciclici,
qui si fa un lungo elenco, come vedete però con numeri piuttosto ridotti, che in qualche modo si collegano anche in questo caso per le considerazioni, quando non ci sono farmaci, quindi quando sono malformazioni che rientrano, come dire, nella casistica, sono 3-4% dei parti che, per il quale le malformazioni, i difetti, le anomalie, le protesi nel feto sono indipendenti almeno dalla farmacologia. Qui vedete, tanto per, non vi sto a leggere tutto, ma per vedere che si tratta di un 219 pazienti, di cui 55 mamme esposte alla fluoxetina, delle quali 67 aveva assunto il farmaco nel primo trimestre e 33 in periodi successivi della gravidanza, confrontate con 80 mamme esposte a triciclici e 80 mamme esposte a farmaci non teratogeni. In realtà la fluoxetina non è in sé per sé un farmaco teratogeno, però qui, come dire, l'attenzione è spostata sugli antidepressivi versus altri farmaci che sono sicuramente non teratogeni. Ecco, vedete, questi qui hanno fatto un follow up a distanza, quindi sono andati a prendere i bambini, di solito si prende i bambini di 5-6 anni per fare queste verifiche, quindi all'età scolare, quando inizia a tornare a scuola, e sia dal punto di vista del QI, sia del comportamento, sia successivamente nelle tappe di acquisizione del linguaggio e in generale lo sviluppo cognitivo, non si sono verificate differenze. Qui un altro studio su, ecco, vedete, su sempre sulla fluoxetina. Qui dice malformazioni e deformazioni comprese quali identificate dopo il periodo perinatale 5%, percentuale non superiore a quella riscontrata nella popolazione generale, che appunto si aggira attorno al 4%, però qui evidentemente ha utilizzato il 5% come diciamo malformazione anomalie fetali non dovute a farmaci psicofarmaci. Anche queste percentuali non si discostano in maniera statisticamente significativa da quelle riscontrate con la produzione generale, lo ribadisce. Chiedo scusa, quindi anche prego, i rapporti spontanei, la percentuale non si discosta. Vi dirò che nella mia esperienza di 5 anni, sempre per questo nostro centro di prevenzione e trattamento degli studi perinatali a Neguarda, sia anche nella mia attività di consulente, sono io che faccio prevalentemente consulente con l'ostetricia, non ho mai visto un aborto spontaneo determinato da un piede di interesse. Mentre invece per altri aborti spontanei, soprattutto che determinano una condizione quantomeno di disturbo dell'adattamento, se non anche una condizione poi depressiva della donna, rischi, ma senza che in questo caso fossero coinvolti i farmaci. Non so se eventualmente lo vedo, però ci sono delle fasi della gravidanza in cui è necessaria ancora più cautela nella prescrizione. Beh, se viene inizio di primo trimestre, però se ci troviamo di fronte a una depressione propria, il consiglio è di somministrare alcuni antidepressivi che sono, diciamo, molto più sicuri di altri, se non altro perché c'è una ampia casistica positiva fin dall'inizio. È inutile che una donna veramente depressa già nelle prime settimane di gravidanza venga per 3 mesi una condizione depressiva, magari rinfocolando o aumentando il rischio di comportamento di depressione. Ecco, per esempio la paroxetina ci dice, dice la paroxetina durante la gravidanza è sicura, in particolare per
la sua non capacità di indurre malformazioni a carattere cardiovascolare. Ecco, attenzione, però nella nostra esiste, ma anche in letteratura, la paroxetina è meno consigliata di altri SSRI. Quindi se uno deve partire con un farmaco, parte piuttosto con la sertralina, che è il farmaco più sicuro in questo caso. Ecco, qui c'è un gruppetto di SSRI, qui c'è il fluvoxamina, la sertralina, la paroxetina. Anche qui ci sono, vedete, dei confronti, con i controlli vedete che non ci sono differenze sostanziali, i controlli sono di persone che non prendono psicofarmaci. Quindi il riepilogo è: la fluoxetina somministrata a gravi nel corso del primo trimestre sembrerebbe aumentare il rischio di aborti spontanei. Al dato è controverso, diciamo la verità, adesso la fluoxetina non è che ha tutto questo diffusione di questo impiego, fanno che storicamente è un po' passato, diciamo, tra gli SSRI, che adesso preferenzialmente si utilizza anche l'etichetta, comunque insomma è un farmaco che ha avuto un grande impatto sul piano del trattamento della depressione, ma adesso viene utilizzato meno. Il dato è controverso, vedete, non sembra avere però effetti teratogeni né ha determinato eventi avversi significativi né neonati allattati al seno di madre di trattamento in questo caso. Un altro particolare che va citato è questo. 20 anni fa alcuni farmaci avevano la fama, diciamo, con certezza, di essere terapeutici. Primo tra tutti i salmoniti. Sale di litio, il litio era considerato la madre di tutte le malformazioni. Ecco, oggi, alla luce di una serie di studi, di verifica, fatti, eccetera, il litio è molto preferibile a molti farmaci, in particolare agli stabilizzatori dell'umore, della famiglia, dei diabetici. Quindi è preferibile somministrare il litio. Il litio, fra l'altro, secondo me, se una persona non ha problemi di insufficienza renale o non ha patologie tiroidee o vulnerabilità tiroidea, è il farmaco, secondo me, di prima elezione, in caso di bisogno particolare accettato, soprattutto se ci sono state delle fasi di esperienza. Tra gli altri, un farmaco che è sicuro in generale, un po' di effetti collaterali o altro, che però è più consigliato se invece ci sono soprattutto in prevalenza manifestazioni depressive e non manifestazioni controllate di eccitamento, è la Motrigina. La Motrigina ha una letteratura molto ampia, non tanto come stabilizzatore dell'umore, ma come antiepilettico. Quindi delle mamme epilettiche che fanno i bambini se ne sono parecchie. C'è una casistica che dimostra che il farmaco è abbastanza, cioè si fa un po' creatore. Comunque, ripeto, il litio oggi è invece andato in testa questa virtuale classifica dei farmaci più utili da utilizzarsi come più sicuri in realtà. Vabbè, qui vedete che c'è anche la sertralina, alla fine è rassicurante. Dice di citarlo, però come per gli altri antidepressivi di seconda generazione, i dati disponibili in letteratura non sono ancora sufficienti per trarre sull'argomento conclusioni definitive. In realtà anche citarlo è un ambiente utilizzato abbastanza frequentemente in gravidanza. Però ripeto, di gran lunga la più utilizzata e di gran lunga anche la più studiata e di gran lunga quella che lascia più sicuri i clinici nello stesso senso. Ecco, qui siamo ai farmaci stabilizzatori dell'umore. Allora, vedete che l'acido valproico ha una serie di studi
anche la protesina non ci fa proprio stare tranquilli, come tutti gli stabilizzatori di provenienza antiepilettica. Ecco, vedete che qui parla del litio, questo studio del 92, 150 uomini e donne seguite, un bambino con una anomalia di Epstein. Questi sono 30 bambini che sono stati esposti a la mamma è stata esposta a un trattamento con sale di litio durante la gravidanza, ma nessuno ha avuto conseguenze irreversibili, forse qualche conseguenza durante, cioè nel primo giorno dopo il parto. Allora, qui ancora il confronto tra litio. Ma questo che si dice il posto, come ho visto prima, anche le diapositive. Sì. Sì. Sì, sì. Questo è il cloridiazepossido, quindi farmaco a confine tra l'impiego commercialistico e l'impiego mercantile. Comunque, sì, vedete. Ad esempio questo studio, che è uno studio del 2007, quindi relativamente recente, e il trattamento fin dal primo trimestre con una coorte abbastanza vasta, e il rischio per una immaturità, una nascita di un bambino immaturo, è appeso molto ridotto, ma non ci sono rischi per malformazioni orofaciali o altre malformazioni diciamo, importanti. Ecco, però che una nascita di un bimbo immaturo e soprattutto a basso peso non sempre si risolve con il bimbo che viene messo nelle braccia della mamma e mandato a casa, ma magari implica un periodo di permanenza in rianimazione neonatologica o comunque almeno in neonatologia, e questo di fatto è un elemento che determina poi uno stress importante nella mamma. Infatti noi lavoriamo anche con mamme che hanno bimbi immaturi che sono in rianimazione neonatologica, e su quelle le consideriamo già di partenza come donne a rischio. Ci lavoriamo proprio perché si tratta di donne a rischio, quindi insomma, vengono viste, ce le segnalano i neonatologi, vengono viste con una certa continuità. Ecco, qui invece questa ricerca di confronto tra litio e stabilizzatori, le conclusioni sono simili. Un campione di donne gravide e un campione di donne non gravide. Però c'è un incremento della fase del postpartum rispetto al rischio di come dire, ripreso e utilizzazione dei problemi per i quali era stato dato il. Soprattutto, vedete, ancora una volta è il bipolare che è l'elemento, cioè se una persona soffre di un disturbo bipolare, la sospensione dello stabilizzatore pone questa mamma molto molto a rischio, soprattutto nel periodo del postpartum. Ecco, quindi, ancora una volta, nella fase del postpartum la presenza di fattori di rischio aumenta il rischio di ricorrenza o di presentazioni unipolari, depressive o contropolari dei disturbi bipolari. Condizioni psicosociali a rischio, quindi un fattore di rischio ulteriore, gravidanza programmata versus gravidanza non programmata, ovviamente una gravidanza non programmata è un elemento di rischio in più. È interruzione graduale verso interruzione brusca, quindi per esempio interrompere un trattamento che magari si è fatto, si è continuato durante la gravidanza, solo per il fatto che l'allattamento
dovrebbe essere, come dire, non preso in considerazione, vista il fatto che la madre assume, per esempio, un farmaco stabilizzatore o degli antidepressivi insieme, e quindi sarebbe consigliabile che non allattasse. Alcune madri dicono: no, no, io interrompo tutto perché voglio allattare, eccetera, eccetera. E quindi un'interruzione brusca comunque è un elemento di maggiore rischio di una ricorrenza bipolare. Ecco, qui appunto sull'allattamento vediamo cosa ci dice la ricerca. Il latte materno offre molti vantaggi, vabbè, per loro sappiamo, l'allattamento naturale. Latte materno come migliore e unica fonte di alimentazione necessaria per i bambini durante i primi 6 mesi di vita. Per le mamme questo lo sanno, perché fanno i corsi prefatto, spesso vengono sul web tutte le notizie che riguardano l'allattamento, quindi sono già molto preparate, sensibilizzate e quindi poco propense a decidere di interrompere l'allattamento. Le neonate allattate al seno materno sono più bassi i tassi di malattie gastrointestinali, l'anemia, le malattie respiratorie, quindi sono parecchi vantaggi. Opportunità unica per lo stabilirsi della relazione affettiva tra madre e bambino, bellissimo, quindi un dato ovviamente importante. Questo è, diciamo, un articolo che avvalora il ruolo importante dal punto di vista affettivo, quindi dello sviluppo affettivo del bambino, di una relazione così stretta e così esclusiva come quella che si instaura durante lo sviluppo. Ecco, questa è una rassegna che dice delle cose sul rapporto tra allattamento materno e allattamento farmacologico. Cosa dice in particolare? Dice che la vulnerabilità a manifestazioni durante di disturbi mentali, quindi o di ricorrenza o di esordio di disturbi mentali durante i 3 mesi dopo il parto, apre la possibilità che possano essere prescritti e somministrati farmaci alle poete. Per affrontare la questione è opportuno considerare rischi e benefici nell'utilizzazione di farmaci durante l'allattamento. Conosciamo i documentati benefici dell'allattamento al seno, di questi primi, sullo sviluppo della relazione madre-bambina, sullo sviluppo somatico e psicologico, ma anche il potenziale impatto negativo dell'allattamento materno sulla possibilità di recidiva delle malattie mentali, gli effetti di mancato trattamento farmacologico. Quindi pone due ordini di problemi. Il primo è che il fatto che l'allattamento in sé per sé costituisca un fattore di rischio per una madre già affetta da precedenti episodi, caratterizzata da precedenti episodi, per esempio di depressione, l'allattamento nella fase postpartum è indubbiamente un elemento di stress importante, di stress anche biologico, fisico, non soltanto mentale. Però tenete conto che gli orari del postpartum caratterizzano giorno e notte della donna, anche la notte, quindi ci sono delle perdite di ore di sonno che sono sconsigliate, pensate a un bipolare, non è esattamente il meglio che le si può offrire in un momento in cui la vulnerabilità è particolarmente accentuata. Un altro aspetto che qui sottolinea è: se la mamma vuole allattare a tutti i costi, decide di sospendere il trattamento farmacologico. Questo aumenta ancora il rischio, perché c'è da una parte la dolosa sospensione dei farmaci, dall'altro l'allattamento come le le probabilità che questa donna possa ricadere sono molto elevate. Ecco, qui ci sono una serie di studi che vengono citati in cui viene praticata una terapia antidepressiva. Questi sono il numero dei bimbi dopo aver ricevuto latte materno durante un trattamento, quindi il trattamento non veniva sospeso.
e come vediamo gli effetti avversi sono prevalentemente attribuiti qui alla fluoxetina, in questi studi, questi tre studi, su una coorte di 190 bambini. Tutti gli altri, a parte la doxetina qui, tutti gli altri non segnalano effetti avversi. Quindi la percentuale, il numero dei bambini che non hanno segnalato effetti avversi è nettamente superiore al numero di effetti avversi. Ecco qui 190 lattanti, 10 su 190, hanno compreso pianto eccessivo, ecco quali sono gli effetti avversi, come vengono classificati. Pianto eccessivo, diminuzione del sonno, vomito, diarrea, quindi sostanzialmente disturbi gastrointestinali e irritabilità maggiore. Questi effetti avversi però sono tutti reversibili, tutti transitori. Qui invece prende in considerazione sertralina, paroxetina e fluvoxamina, 15 studi pubblicati per una coorte complessiva di 88 lattanti. Quindi vi rendete conto perché all'inizio, come premessa, abbiamo detto che non ci sono ancora delle basi di ricerca così solide da poter fare delle affermazioni che potrebbero essere prese in considerazione, per esempio, da una linea guida, perché effettivamente il numero di studi, il numero di coorti e la modalità, il metodo utilizzato per gli studi, anche molti studi non sono confrontabili tra loro per metodologie diverse. Nessuna evidenza di effetti avversi erano stati osservati nei 49 neonati esposti a sertralina, nei 37 esposti a paroxetina e nei 2 esposti a paroxetina. Qui invece abbiamo i farmaci utilizzati come stabilizzatori del muro. Qui, anche qui, vedete, ecco, la carbamazepina è sicuramente sconsigliata, adesso al di là di questo numero, ma questo è uno dei tra gli antipilettici con funzione di stabilizzatore dell'umore, è forse quello che è da considerare, quello che è più sconsigliato. Allora, 28 studi pubblicati comprendono i dati riferiti a 79 neonati, quindi vedete che praticamente sono meno sono circa un quarto, no, un po' meno, un po' di più, scusate, sono un terzo. Allora, la coorte è tre volte il numero degli studi, quindi questo fa pensare che ci sono singoli studi con pochissimi bambini. Qui esamina sia il litio che la carbamazepina, che il valproato, che la lamotrigina, attraverso l'adattamento, sempre stiamo parlando di adattamento. In generale, io ricordo anche altri studi, alla fine la conclusione di questi studi è se si può utilizzare un altro stabilizzatore. Rallentamento, sonnolenza, irritabilità e pianto non è stata attribuibile all'esposizione al farmaco per la presenza concomitante di altri farmaci attraverso la vita. In 36 neonati esposti al valproato non sono stati effettuati, stati valutati effetti avversi, 13 neonati esposti al litro, le concentrazioni seriche sono state controllate molto elevate. Distinguiamo quello che avevamo detto per la gravidanza da quello che diciamo per l'allattamento, sono due cose diverse. Quindi, conclusione, in caso di depressione postpartum, qualora un intervento farmacologico tempestivo ed incisivo sia necessario, i farmaci di prima elezione sono la paroxetina e la sertralina. Io direi soprattutto la sertralina. Per la fluoxamina e citalopram i dati derivati dalla ricerca sono troppo scarsi, quindi non è che ci sono delle manifestazioni avverse, però il numero di casi studiati e i corpi studiati sono assolutamente sufficienti. La fluoxetina ha un'evidenza di effetti avversi in una certa percentuale di lattanti e quindi non ne consiglia l'impiego come prima scelta. In ogni caso è opportuno considerare il farmaco eventualmente già prescritto prima del parto, quindi durante la gravidanza, il farmaco già utilizzato dalla coerta in caso di episodi depressivi precedenti.
precedenti, questo è un aspetto importante che nel trattamento della depressione va sempre considerato. Ci sono addirittura diversi studi che dicono se in un'analisi familiare c'è stata una persona che ha sofferto, la mamma, la nonna, la zia, che ha sofferto di depressione maggiore e si è curata, per esempio, con sertralina, è consigliabile di fronte a un primo episodio, diciamo, della figlia, della paziente in oggetto, prescrivere la sertralina piuttosto che un'altra. Il farmaco di tipo short acting per evitare l'eccessivo innalzamento delle concentrazioni seriche del farmaco con l'esposizione del lattante. Ecco, qui ci sono addirittura degli accorgimenti che vengono segnalati dalla letteratura, cioè utilizzare il farmaco in orari che possono essere compatibili poi con le coppate in modo tale da distanziarsi il più possibile dalle coppate. Un'altra modalità che viene utilizzata per scongiurare questi rischi è di utilizzare un giralatte e mettere il latte da parte in modo da allontanarlo il più possibile dal periodo di somministrazione e quindi anche di massima concentrazione senza il farmaco. Poi un altro aspetto è scegliere il farmaco che consente il dosaggio più basso a parità di efficacia clinica. Quindi particolare attenzione al rapporto dosaggio chirurgico. La possibilità di integrare il trattamento farmacologico con interventi strutturali di psicoterapia, quindi un sostegno che consenta, nei casi in cui la paziente, cioè considerare anche questo, che non abbiamo a che fare con delle pazienti passive che accettano qualsiasi prescrizione del medico, possono trovare donne che non ho io farmaci di prenderlo. In quel caso si può utilizzare in alternativa una grossa continuità di contatto e di rapporto con la madre e delle strategie di comunicazione, di vicinanza, tipo telefono, siamo sempre qui, la fai venire una volta in due settimane, però la senti, in modo tale che la donna non si senta poi in difficoltà isolata da sola. Va considerato in ogni caso un attento e continuativo monitoraggio clinico delle condizioni della puerpera e trattamento del lattante. Questo per significare che questo tipo di lavoro si fa in modo integrale, quindi senza i ginecologi e gli ostetrici è difficile fare questo, non è che lo psichiatra può da solo gestire tutta la parte anche appunto legata al postpartum, alla condizione del bambino, eccetera, eccetera. Quindi è un'equipa allargata dove ci sono pediatri, ginecologi e ostetriche e psichiatri e psicologi. Questa è un po' la composizione di questa equipa allargata. Tenete conto che, per esempio, nella nostra esperienza per massimo 5 anni di questo centro, tutte le prestazioni che facciamo, compresa la psicoterapia, la prevenzione, lo screening e anche gli interventi di consulenza quando c'è già una depressione postpartum, li facciamo tutti in ostetrica. Le donne non mettono piede in psicoterapia, a meno che non ci siano circostanze talmente gravi da tutte che ne consiglino che è un po' grandissimo rischio suicidario. Ecco, qui parla invece più degli stabilizzatori dell'umore, che dice per i valproati i dati evidenziano la presenza di effetti avversi in un ristretto numero di lattanti, epatotossicità e anomalie della formula emale. Comunque, anche questo. È necessario quindi, durante il mantenimento del trattamento per valproati, durante l'allattamento, monitorare la condizione generale del lattante, la trattatica e il numero di testi. Quindi diventa già comunque una cosa complessa. E quindi, se possibile, si può ricorrere a un altro farmaco. Per il liquido, l'evidenza di effetti avversi, funzione tiroidee, ciao, l'ipopiasmo, challenge ipotono muscolare, disturbi del ritmo cardiaco. Io, la mia esperienza è prevalentemente di ipotonia muscolare. Gli unici casi che ho visto, nel tempo, ho visto. Una
un'ulteriore controindicazione all'impiego del litio è il fatto che durante i 5 mesi di vita la clearance renale del bambino è significativamente più alta. Quindi questo potrebbe complicare le cose, perché il litio aumenta questa riduzione, quindi determina delle difficoltà di filtrazione. Qui c'è un errore. Per la carbamazepina, pur non essendovi evidenze di eventi avversi gravi, tuttavia va considerato un attento e continuativo monitoraggio clinico della funzionalità epatica, che è un po' il problema di tutti gli antiepilettici, che danno questo tipo di problemi anche agli adulti in continuità di trattamento, per esempio come fanno gli epilettici, la funzionalità epatica periodicamente va controllata. La carbamazepina in particolare. Per la lotrigina, il gabapentin e il topiramato non vi sono dati sufficienti, quindi sconsigliabile il loro impiego in madre che ha la seno. Peccato perché non si sanno le cose, cioè siamo casistica talmente limitata che in molti casi addirittura si costituisce addirittura come chiesa report che consiglia, anche perché facciamo un salto alla pratica clinica. Se uno schiavo prescrive topiramato a una mamma che sta allattando e poi il bimbo per qualche ragione ha degli effetti avversi, oggi la mamma ti denuncia, la mamma o il papà ti denuncia. Allora, se tu, qui non ci sono linee guida, però se tu almeno ti puoi confortare con una letteratura più mite, tipo quella della sertralina, perché sei più protetto, se invece utilizzi un farmaco, come questi, quindi con un autoclave, eccetera, eccetera, magari non ti sei dimenticato di chiedere consenso alla mamma e non l'ha scritto in cartella, insomma, puoi passare dei guai. Ecco, scusi, è meglio il barbiturato nell'allattamento, il litio invece di gravidanza? Sì. Quindi, tecnicamente una donna bipolare. Sì, però tecnicamente se la donna ha un rapporto con efficacia buono, cioè nel senso che il litio lo tollera bene, non ha problemi, parla di gravidanza, può addirittura anche prima della gravidanza, magari era già una diagnosi bipolare, perché aveva avuto degli episodi sia medicali che depressivi. Allora, se questa donna è in litio, fa litio durante la gravidanza, poi magari si discute, si pianifica insieme alla donna, ma soprattutto insieme anche ai ginecologi e ai pediatri, la possibilità che questa donna allatti in un modo tale per cui l'incidenza dei danni del litio, il passaggio sia meno. Io conosco, ho visto diversi casi di donne in litio che non hanno sospeso per fortuna durante la gravidanza, che poi o si sono convinte a utilizzare la artificiale, e allora, oppure insomma in modo un po' complesso devo dire, ma sono riuscite a adattare almeno per i primi 3 mesi il bimbo pur continuando ad assumere il sale. Quindi non viene consigliato di passare al litio a qualcosa. Esatto. Diciamo che un problema ulteriore potrebbe essere, voi sapete che esistono dei casi di disturbo bipolare molto resistente al trattamento con stabilizzatore, soprattutto quei disturbi bipolari che hanno una complessa e significativa sintomatologia psicotica. Ci sono dei disturbi bipolari che con il semplice aiuto di uno stabilizzatore e magari di un antipsicotico di seconda generazione ci mettono un sacco di tempo a scendere, per esempio, da un episodio di eccitamento. E poi la garanzia di stabilizzazione è un po', come dire, fragile. Allora molti di questi casi vengono trattati col doppio stabilizzatore, litio più controllato. Non è una cosa così assurda. Però quando fosse una mamma, poi a un certo momento ha un bimbo, cioè un bimbo è gravida, si pongono come servito ulteriori, quindi non soltanto poi sulla gravidanza, ma intendo che questa donna è tutto rischio, eccetera, poi sulla gravidanza.
che a quel punto i farmaci sono due. Scusa, gli antipsicotici atipici invece? No, gli allorazepina non danno. Il farmaco in assoluto tra gli antipsicotici che ha una letteratura anche vecchia, quindi era l'alprendolo, cioè viene utilizzato normalmente in gravidanza. Sia gravidanza sia allattamento. Sì. Tenete conto di una cosa, che sempre per fare un riferimento alla pratica clinica, l'aloperidolo di solito è somministrato cronicamente in donne affette da un disturbo psicotico maggiore tipo schizofrenia. Ecco, nel caso dei disturbi bipolari, siccome invece il trattamento è frequentemente solo situazionale, cioè non ha mai eccitamento, allora io le do la lorazepina. Il tema della donna in gravidanza che prende anche la zappina è più raro. Certo, ci sono donne, pazienti, che hanno cronicamente un trattamento con la zappina e allora si prosegue durante la gravidanza. Il discorso dell'allattamento è diverso, perché può essere relativo sia a donne cronicamente in trattamento con la zappina, ma anche donne che non è, cioè, meno frequente che la espressività depressiva, però ci sono donne che nel periodo del postpartum sviluppano un episodio forte e quindi a quel punto si pone la necessità di un trattamento psicotico e si può utilizzare la lanzatina o si può utilizzare anche lo spidone. La copiapina anche ha dei dati discreti, ecco, cioè, la lanzatina secondo me è il farmaco. Io ne ho maggiore esperienza che altri farmaci, quindi non ho mai visto, mai seguito una donna gravida con aria di pirzocchi, quindi non ho idea. Non c'è letteratura, ecco, il problema è che su farmaci più recenti, come la ripetrazolo, non c'è letteratura. E invece sulla zapina c'è già letteratura, sulla peridolo non c'è più. Però ecco, teniamo conto che in generale su questo tipo di problemi, sia per i farmaci antidepressivi che per i farmaci antipsicotici, ci si scontra un po' con dei miti che non hanno un sostegno scientifico. Però è frequentissimo che qualsiasi tipo di donna con qualsiasi tipo di disturbo mentale, anche il più lieve del mondo, che viene da voi e così insomma, si consiglia, diciamo, con lo psichiatra, magari in passato del trattamento, perché si sente molto ansioso, si sente depressa, eccetera, la cosa che vi metterà davanti dice, dottore, però psicoterapia e dei farmaci. E rimangono sorprese quando il psichiatra spiega loro che i farmaci non creano problemi né a lei né alla fede. E non sempre ci crede. Però in molti casi, soprattutto in casi di depressione, si trova stanno così male che alla fine si può dire. Mi sparo una domanda. Per prendere la zappina, era stato detto che più che altro potevano esserci dei problemi in caso di dosaggi consistenti, soprattutto nelle fasi finali, sono pianendo bene, quindi potevano delicare per l'esperienza di un'astinenza. Certo. Piuttosto che per grossi, insomma, poi problemi. Infatti, questo. Ecco, un'altra cosa che noi utilizziamo d'accordo con i ginecologi è di fare una sospensione secca dei farmaci gli ultimi 5-6 giorni prima del parto. Poi la donna partorisce, il giorno dopo che ha partorito si riprende. Questo per non avere problematiche anche correlate. Ma non ha senso fare uno scalaggio di lieve prima? No. Questa almeno è la nostra esperienza, ma credo anche supportata da alcuni studi. Comunque noi abbiamo questo accordo ricevuto con i ginecologi e gli anestesisti. Anche perché insomma, diciamo che una sospensione di 4-5 giorni difficilmente, anche nel caso di SSRI, crea un sindrome astinenziale tale da far soffrire particolarmente. Allora il profilato in quel momento lì è particolarmente concentrato su altri aspetti.
quindi al limite l'unico problema potrebbe essere insomma il sonno, no, chiaramente incrementata dalla preoccupazione del fatto, secondo me, adesso in molti casi bisogna curare, eccetera, eccetera. Questo problema è meno sentito. Volevo, siccome abbiamo parlato di donne migranti l'altra volta, quindi di donne di razza e di etnia diversa, quindi ci sono comunque delle problematiche che vanno conosciute anche riferite alle caratteristiche biologiche e anche etniche del gruppo, etniche intese nel senso di la visione che hanno dei farmaci delle diverse etnie, in particolare in questo caso. Allora, per quel che riguarda i farmaci antidepressivi, i trattamenti con farmaci antidepressivi, in generale le popolazioni africane richiedono dosaggi più bassi di antidepressivi, invece richiedono dosaggi più elevati di farmaci antipsicotici, sia di prima generazione che di seconda generazione. Tanto che è un'esperienza comune in SPDC che quando c'è un paziente o maniacale o psicotico, la sedazione è più complessa perché bisogna arrivare a dei dosaggi molto più sistemi. Invece le popolazioni di origine ispanica latinoamericana richiedono dosaggi più ridotti sia di CA, cioè di triciclici, che di SRA, soprattutto anche per una maggiore tendenza a manifestare effetti collaterali somatizzati. Quindi diciamo, adesso passate in termini, teatralizzando dal punto di effetti collaterali, che di fatto si preferisce, come dire, ragionare su dosaggi un po' più bassi per evitare a quel punto rifiuti in posizione antipatica. Ma questo è anche quello che ha visto nella sua esperienza, perché so che c'è un po' di letteratura. Sì, sì, certo. Questo qui è, diciamo, una sintesi tra la letteratura e la... Che è sempre stato sempre difficile discernere tra le evidenze scientifiche e, come dire, le generalizzazioni. Sì, si dice molto che tendono a somatizzare, però volevo sapere appunto se lo vedevo anche lei. È vero, nel senso che voi dovete tenere conto di una cosa, noi questo, ecco, veramente l'abbiamo visto con i nostri occhi e ascoltato con le nostre orecchie. Allora, le donne sudamericane hanno comunque, di fronte pure a un'espressività somatica molto accentuata, quindi, tanto che in molte occasioni si dice se fosse una donna italiana farebbe anche un tubo di conversione, però trattandosi di una sudamericana invece, come dire, fa più parte del loro assetto tradizionale, culturale tradizionale. Però sia le donne, cioè dicevo, le donne sudamericane hanno anche la capacità per cultura di mentalizzare, cioè quindi di dire sì, sto male perché sono assolutamente depressa, ho delle idee pessimistiche, vedo un futuro nero, la mia famiglia sarà in difficoltà, il bambino che mi nasce vivrà in un mondo cattivo, eccetera eccetera. Ecco, le africane questa parte qui non c'è. Quindi tu devi andare a recuperare tutti i segnali del corpo, perché sono solo i segnali del corpo. Quando entri in rapporto con la donna ti descrive delle difficoltà, degli stress, degli eventi stressanti della sua vita, ma non ti dice qual è il suo inner feeling, per intenderci. Cioè, lei dice sto male perché la mia casa devo essere sfrattata, oppure mio marito sta fuori tutti i giorni, eccetera. Quindi ti porta degli eventi concreti che hanno un significato stressante. Ma lo stress si esprime tutto il corpo, mal di testa, le gambe mi tremano, la pancia mi fa male, alla notte non dormo, eccetera, eccetera. Le orecchie mi ronzano. Stessa cosa, facendo un salto non solo etnico ma anche razziale, per le cinesi.
già con i cinesi è molto difficile avere un rapporto, nel senso che difficilmente anche in condizioni di ansia le persone vengono rispettate. Però quando sono in condizioni, diciamo, estreme, quindi piuttosto gravi, allora attraverso alcuni canali vengono da noi. Però qui i due modi di esprimersi sono gli studi somatici, la testa, le gambe che reggono, la testa che gira, perdita di forze, soprattutto incapacità di fare le cose quotidiane, e tutto questo viene poi ribaltato sul fatto che non si riesce più a essere produttivi, che per loro questo è il segnale, come dire, della fragilità mentale, però non viene localizzato assolutamente. E di fronte alla missione di questo stato, se questo stato si protrae perché una donna è resistente ai farmaci oppure le condizioni depressive sono particolarmente gravi, quindi richiede un trattamento un po' più prolungato, molti mariti che accompagnano le mogli dicono: ma dottore, qui vediamo che le cose non vanno, io questa donna la rimando in Cina nel suo familiare. Perché? Quasi tutti questi qui sono commercianti, o baristi, o commercianti. E quindi se questa donna, come dire, è inefficace sul piano produttivo, è meglio che allora a quel punto vada a allevare il suo bambino nei primi mesi, eccetera, finché non farà bene, uccide. Quindi molte di queste donne dopo il parto vengono uccise. Quindi vedete, anche sul piano etnico ci sono modi diversissimi di affrontare la gravidanza e eventuali disturbi ansiosi, depressivi o altro nel periodo postparto. Ecco, i fattori che influenzano la risposta in questo caso sono l'etnia, l'età e il genere, come fattori demografici. Poi ci sono dei fattori farmacogenetici, che sono invece fattori costituzionali biologici, differenze enzimatiche, recettoriali, supertrasportatori e altri fattori. Ci sono delle differenze sanguine. Poi in più si aggiungono delle differenze enzimatiche, ma soprattutto delle abitudini alimentari che sono molto diverse dalle nostre, per esempio, quindi la stima che si fa su questi aspetti è quasi sempre occidentalocentrica, cioè si pensa che tutte le persone siano come bianchi e occidentali. Questo riguarda per esempio anche i particolari strutturali della professione dello psichiatra che non fa la diagnosi. È molto più complesso fare la diagnosi di una persona, come dicevo prima, che per esempio non esprime la depressione. Nel vocabolario cinese non c'è la parola depressione. Quindi capite che anche tutto il lessico correlato non esiste. Fumo, farmaci o rimedi naturali concomitanti. Per esempio, moltissimi cinesi prendono dei rimedi cinesi, scatolette incomprensibili per noi, dove dentro ci sono delle pillolette colorate di cui non si capisce. Dice: ah no, dice, l'altra volta che è stata male, ha preso questo e è stata benissimo. No, non sai che non c'è. Ancora i fattori dietetici. Alimenti, soprattutto gli alimenti proibiti, il grasso corporeo, il peso, quindi influenza anche la negoziazione che si fa poi sulla prescrizione. Ecco, i modelli invece che ambientali e culturali, questi sono più attinenti all'etnia ovviamente, non sono fattori biologici costituzionali. Quindi modelli di cura alternativi, nel caso dei cinesi, frequentissimo, cioè, nel senso che vengono dal medico italiano come ultima spiaggia, se non prima si fa ancora di presenza di farmaci alternativi, scarsa conoscenza o fiducia verso il sistema di assistenza sanitaria italiano. Questo da parte per esempio delle sudamericane non c'è, da parte delle arabe sono solo, da parte dei cinesi totalmente. Ecco, vi volevo mostrare alcuni dati per farvi capire come mai è in progressione l'interesse di gruppi come il nostro, ma ce ne sono tanti in Italia, sulle donne migranti.
perché vedete qual è il tasso di natalità delle donne straniere, soprattutto nel nord-ovest e nel nord-est, perché? Perché qui ci sono le maggiori occasioni di lavoro, quindi di sviluppo sociale per le famiglie degli immigrati rispetto alle isole o certe regioni del sud. Comunque vedete la differenza in Italia, è più del doppio, per mille, questo. Quindi a seconda del colore vedete che la concentrazione è concentrazione, cioè il tasso di natalità vedete come cala in queste regioni, perché ce ne sono molti meno di grandi, i grandi sono quasi tutti qui. La provincia di Milano, per dire, è la provincia che in assoluto ha il numero maggiore di immigrati, sia regolari, quindi residenti con permesso di soggiorno, sia irregolari. Oggi in Italia si stima che ci siano più di 6 milioni di immigrati, nel 1981 c'erano 300.000. Capite che c'è una differenza sostanziale. E il numero degli immigrati illegali ovviamente è difficile da leggere, ma come minimo si pensa che siano molto di più, da 1.800. Quindi alla fine sono 7 milioni di persone rispetto a una popolazione che è di 60 milioni, più del 10%. Nazioni europee che hanno una lunga tradizione di migrazione, come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, hanno una percentuale molto più bassa sulla popolazione generale di immigrati, 7-8%. Vabbè, qui ci sono i rischi per le donne migranti, che li avevamo già in parte esaminati, mi sembra di ricordare. Ecco, questa è una frase interessante, secondo me, che dice che molte donne che migrano in paese straniero sono in età riproduttiva. Addirittura molte donne migranti sono incinte quando arrivano in Italia, anche proprio per la pianificazione di un patto in un paese che loro ritengono offrire maggiori opportunità in generale per la famiglia, quindi anche per il nuovo. Dice, ma i bisogni psicosociali di donne, soprattutto di recente immigrazione, le cosiddette newcomers, che partoriscono in un paese non familiare a loro, quindi sconosciuto in qualche modo, e che manifesta una cultura, cioè è la loro cultura, è poco compresa, poco capita, e quindi questo fatto determina delle difficoltà non solo di accoglienza, ma in particolare di accoglienza di una donna che attraversa un'esperienza di gestazione e di periodo postparto. Ecco, qui ancora una volta sottolinea che le donne più a rischio sono le newcomers. Ecco, su questo noi ci siamo particolarmente riconosciuti, quindi queste sono in qualche modo affermazioni nostre, non sono, sì, hanno delle corrispondenze in letteratura, ma... Allora, fattori di rischio che attraversano proprio la cultura dei diversi gruppi etnici sono il fatto che la gravidanza sia inaspettata, quindi non programmata, ma addirittura inaspettata, e i disturbi durante la gravidanza. Elementi stressanti sono, ecco chi dice, uno o più elementi. Abbiamo visto che ovviamente le donne più a rischio sono quelle che hanno più elementi stressanti, problemi economici, problemi di intesa e mancanza di una relazione intima e confidente con la persona che sta di fianco. Tenete conto che molti matrimoni di gruppi etnici sono matrimoni, per esempio, programmati dalle famiglie, quindi di persone che non hanno passato un periodo di passione, di amore, di identità,
città del Cinque Sessi. Quindi i problemi di coppia possono essere più consistenti anche per tradizioni culturali del gruppo. Il fatto di doversi muovere, quindi di dover traslocare per esempio da un posto all'altro per cercare di avere una casa più decorosa, più stabile, più produttiva. E cambiamenti del lavoro, perché il capofamiglia spessissimo è costretto a cambiare lavoro per trovare delle opportunità lavorative molte volte nel posto. Poi, se ci sono, c'è un'analisi positiva per la donna di disturbi mentali e se c'è un'analisi familiare positiva per disturbi mentali. Questi invece sono fattori che noi abbiamo individuato come protettivi, che la gravidanza sia attesa, sia stata pianificata, quindi sia attesa con un'aspettativa positiva da parte della donna, che vi siano sia una percezione di essere appoggiati, supportati, quindi non essere soli, e questo non so se ricordate l'altra volta, si legge molto bene con una scala che si chiama Social Cohesion Scale, che è proprio tutta apposta per valutare la percezione del supporto in un ambiente sia familiare che sociale, e da parte appunto della famiglia, del marito o di altre relazioni di supporto. Tenete conto che per esempio per le arabe non inserirei in questo contesto di situazioni di supporto le consultori, le agenzie sanitarie, le agenzie sociali, che loro non la consigliano. Per loro le relazioni di supporto sono relazioni con amici, vicini, parenti, familiari, quindi relazioni umane di singole persone o di singoli gruppi, ma non di strutture tecniche, di strutture tecniche. Poi, il fatto di avere contattato e essere stati, diciamo, in cura o comunque seguiti da agenzie appunto sanitarie, l'ospedale, il singolo psicologo, diciamo, la psicoterapia, che non è infrequente sia nelle donne sudamericane che nelle donne arabe. Se c'è stata questa esperienza, è molto più facile che queste donne si avvicinino e si mettano in condizione, diciamo, di essere pazienti di questo. Allora, poi noi abbiamo individuato, a seconda dei nostri due target, alcuni fattori di rischio specifici. Nelle donne arabe, quelle di più recente immigrazione e quelle che hanno una tradizione culturale molto correlata allo stigma per i disturbi mentali. Ci sono, diciamo, soprattutto nelle parti rurali del paese, una persona non riconoscerebbe mai o non farebbe sapere alle persone che gli sono vicine di avere una fragilità dal punto di vista psichico. E il fatto di avere una percezione di uno scarso o assente. Nelle donne sudamericane invece lo stress è molto legato alla storia della migrazione, dato che si tratta di migrazioni lunghe, complesse, che come dire nella Bolivia, l'Italia, è un po' complicato, e l'altro aspetto è che questa migrazione ha in sé anche degli aspetti stressanti, dover pagare, passare vicissitudini per raggiungere, insomma, è una storia migratoria e quindi stressante. In più il progetto è un progetto che va a cogliere delle opportunità, soprattutto economiche, quindi di sviluppo per sé, per la propria famiglia, che di solito è nel paese di origine, quindi lavorano da soldi, eccetera. Però, come poi potete facilmente capire, se lontana dai tuoi figli, se lontana dal marito, posto lontanissimo, di cui conosci poco le abitudini, nel caso migliore hai un parente, un cugino, un amico che vive lì tanto, non è sempre così. Poi, precedenti parti con problematiche, questo è un altro elemento negativo, cioè in alcuni casi addirittura il parto è ricordato come fosse un'esperienza traumatizzante.
e infine anche in questo caso la percezione, la percezione di scarso supporto. Quindi noi abbiamo provato ad ipotizzare quali potevano essere trattamenti etno-orientati, interventi etno-orientati. Per le donne arabe un intervento che sia centrato sul tema dell'accessibilità ai servizi, sensibilizzare al fatto che si possono ricevere supporti anche importanti da parte delle agenzie e dei servizi, e per favorire una sempre maggiore integrazione sociale. Invece loro tendono, come dire, a stare tra loro, quindi, o nel loro gruppo etnico ristretto, o addirittura dentro loro. Con queste donne è importantissimo avere a disposizione dei editori culturali non soltanto competenti sul piano della lingua, ma anche competenti sul piano delle tradizioni, degli elementi culturali, e competenti anche in particolare sul tema della gravidanza e dello stato, cosa che però noi prima forniamo queste mediatrici con modalità. Ci crea una sorta di affiatamento con noi quando non usiamo. Ecco, la cultura araba. Qui può essere impostata una serie di gruppi preparto che noi di solito facciamo monolingua, cioè quindi solo alle donne in lingua araba, con la mediatrice, e quindi sono gruppi molto orientati a loro. Qui invece queste donne sono in grado di essere maggiormente informate e sensibilizzate su temi che riguardano la maggioranza e la gravidanza e gli aspetti che riguardano la contraccezione, perché molti parti sono parti di gravidanze non programmate e spesso con partner, diciamo, la donna è sposata in Bolivia o in Ecuador e qui ha un partner così più meno stabilizzato, col quale però ha una relazione e viene una gravidanza che non è ovviamente prevista e complica ulteriormente la vita della donna, che deve smettere di lavorare. Nei casi della coppia o della famiglia, dove non sempre queste donne spesso sono da sole, allora si fa un intervento sulla coppia sola. E poi un'attenzione particolare al tema dei precedenti, delle precedenti esperienze traumatiche correlate a precedenti gravidanze precedenti. Quindi le conclusioni che noi possiamo trarre da questa, sia dalla scienza della letteratura che da questa nostra esperienza, è che le donne migranti, le donne in cerca di asilo e le donne rifugiate hanno rischi molto più elevati, rischi di studi di prima età. Paradossalmente sono anche le donne che ricevono meno attenzione, meno cure e meno supporto sia sociale che psicologico durante la gravidanza. Quindi è un elemento importante quello di incrementare gli interventi psicologici e psicosociali durante la gravidanza, perché questa attività preventiva è finalizzata a ridurre il rischio di depressione postparto e comunque di sintomi depressivi, quindi anche parlando di depressione moderata o minori della donna migrante. Quindi per noi abbiamo ricavato dai nostri dati che i fattori più rilevanti nella nostra osservazione sono il fatto di essere appartenenti a etnia araba, di lingua araba, quindi di lingua e di cultura araba, un livello basso di educazione scolastica. Non credete però che le donne arabe siano prevalentemente di bassa educazione, perché invece sono molte laureate, magari donne che non diresti mai che possono essersi laureate. Questo dipende molto anche dal fatto che io non capisco l'arabo e lei non capisce l'italiano, perché anche se c'è l'aiuto di una mediatrice non hai mai la impressione, come dire, vera di come la donna è brillante. Mancanza di capacità di parlare l'italiano
ecco, e una come dire, credenza religiosa molto molto integralista. Ecco, questo è un altro aspetto di rischio che quindi pone la questione, tutta una serie di problemi per i quali uscire un attimo, solo anche avvicinarsi alla cornice della normativa religiosa è pericolosissimo. Ecco, quindi le newcomers, vedete qui, dice, sono quelle che hanno avuto un rischio più alto. Quindi per l'impostazione dell'adeguato intervento di prevenzione e trattamento della depressione postpartum tra le donne straniere risulta cruciale un'accurata valutazione del contesto culturale della provenienza. È importante valutare l'espressione culturale di vissuto depressivo, che spesso si traduce in somatizzazione, con pochissimi aspetti vitalizzati. Poi le aspettative e le concettualizzazioni della nuova madre riguardo alla gravidanza, al parto e al periodo successivo al parto. Come vi ho detto, forse l'altra volta, per esempio, queste culture hanno più facilmente l'esperienza di avere degli appoggi molto forti, un supporto molto forte nel periodo del postpartum, perché la donna è al centro dell'attenzione, mentre il bambino è, sì, esiste, ma diciamo è meno importante della madre che partorisce. Al contrario della nostra cultura, dove il neonato è al centro di tutte le attenzioni, la madre non è partorita, insomma, diciamo, si avrà. E poi che cosa per quella madre costituisce un'adeguata cura? Pensate per esempio delle cinesi che non riescono neanche a dirti sì, effettivamente preferisco prendere dei medicinali, la psicoterapia è difficilissima per queste donne, mentre invece sia con le arabe che con le donne di lingua spagnola o sudamericana abbiamo delle esperienze di psicoterapia anche fatta individuale ma con le